po'. E quindi oggi ho deciso di prepararne una frittata di pasta. Per questa ricetta servono gli spaghetti al pomodoro, un uovo, del pane grattugiato, del formaggio grattugiato e infine del sale. Iniziamo con sbattere l'uovo. Mettiamo 2 cucchiai di pane grattugiato. Grattugiato. Infine mettiamo del sale. Ora sbattiamo tutto. Mescoliamo. Ok. Ora prendiamo la padella con dell'olio d'oliva. Friggere. Poi prendiamo gli spaghetti e mettiamoli nel tegame. Infine mettiamo a cuocere. E poi la frittata di pasta sarà pronta. La pasta è un cibo che non va mai sprecato e lo possiamo riutilizzare in tanti modi e questo è un esempio. Questa frittata di pasta è buonissima e addirittura più buona della pasta al pomodoro di ieri. Ciao a tutti, io mi chiamo Ludovica e ho 8 anni. Mi è rimasto un po' di pane e con questo farò dei crostini. Oltre al pane, servono origano, un po' d'olio, con questo. Prima di tutto mettiamo i pezzi di pane tagliati in questo. Fateli tagliare dalla mamma. Adesso sopra mettiamo l'olio con questo pennellino. Mi raccomando, l'olio non deve essere né troppo e né poco. Adesso disponiamo un po' di origano sopra. Raccomando, non esagerate troppo. Bene, adesso disponiamo nel forno a 180 gradi per 10 minuti. Ciao! Sono passati 10 minuti e i crostini sono pronti. Che profumino! Ci vediamo alla prossima! Ciao! Ciao a tutti, io sono Gabriele e oggi prepareremo le frittelle di pane che preparava sempre mia nonna. Per questa ricetta servono il pane raffermo, delle uova, del prezzemolo, del formaggio e del latte e anche un pizzico di sale. Prendiamo le uova e le rompiamo. Poi ci aggiungiamo un pochino di formaggio. Ci aggiungiamo anche un pochino di prezzemolo tritato. E ora mescoliamo. Ora
aggiungiamo un po' di latte. E anche un pizzico di sale. Rimescoliamo tutto. Prendiamo il pane raffermo e lo inzuppiamo. Poi dopo lo mettiamo a friggere e il nostro risultato sarà questo. In questo modo niente va buttato, neanche il pane raffermo, e vi assicuro che sono buonissime. Ciao a tutti, io sono Anastasia e oggi sono qui per fare delle polpette al sugo con pane duro avanzato. Allora, per questo piatto ci servirà del sale, una spolverata di pepe, pecorino, parmigiano grattugiato, un uovo, del pane, l'acqua per bagnare il pane e della carne macinata. Allora, per prima cosa dovremo mettere un pezzo di pane in una ciotola. Poi, con l'acqua per bagnare il pane, lo dobbiamo mettere un bel po', così. Poi sbricioliamo il pane in questo modo, in modo da renderlo tutto sbriciolato come una poltiglia. Ora aggiungiamo la carne macinata. Poi un pizzico di sale. Una spolverata di pepe. Del pecorino. Formaggio grattugiato. Ed infine un uovo. Mescoliamo bene tutti gli ingredienti. Adesso andiamo a dare forma alle nostre polpette. Prendiamo un pezzo della nostra carne macinata, poi le arrotoliamo e le mettiamo nel piatto. Le nostre polpette sono pronte, adesso le andremo a friggere e poi le caleremo nel sugo. Il nostro piatto è pronto, buon appetito! Buonasera a tutti, io sono Matilde. Ieri ho mangiato il risotto e me ne è avanzato un po', quindi l'ho messo in frigo. Oggi mi è venuto in mente di fare una ricetta col cibo, col riso avanzato, per non sprecarlo. E ho deciso di fare delle buonissime e semplici crocchette di riso. Per fare questa ricetta abbiamo bisogno del pepe, del sale, del pane grattugiato, del formaggio grattugiato e un uovo. Adesso iniziamo a mettere tutti gli ingredienti nella ciotola. Un po' di pepe, un pizzico di sale, due cucchiai di pane grattugiato, sempre due cucchiai di formaggio grattugiato e poi infine l'uovo. E adesso iniziamo ad amalgamare il tutto. Mescoliamo finché il nostro composto non diventerà morbido. Adesso ci bagniamo le mani e iniziamo a fare delle palline. Le mettiamo nel pane grattugiato.
poi le immergiamo nel pane. Poi le mettiamo nel piatto. Dopo che avremo consumato tutto il riso, potremo friggere le nostre crocchette con l'olio bollente. Ecco qua, le nostre crocchette di riso fritte sono pronte per essere servite. Buon appetito! Ciao a tutti, sono Gabriele e oggi preparerò una torta antispreco e consumerò del pane e del cioccolato fondente rimasto dalle uova di Pasqua. Come ingredienti userò del pane raffermo, del cioccolato fondente, latte, zucchero, due uova, cacao, olio di semi e una bustina di lievito per dolci. Inizierò a bagnare il pane con il latte. Ora andrò a lavorare le uova con lo zucchero. Adesso andrò a frullare il pane che nel frattempo si è unito nel latte. Adesso vado a incorporare le uova con lo zucchero, con tutti gli altri ingredienti. Il pane frullato con il latte. Poi il cioccolato fondente che abbiamo sciolto, poi l'olio di semi, e il cacao, e dopo la bustina di lievito per dolci. Adesso andiamo a lavorare il tutto. E adesso andiamo a mettere tutto l'impasto in una teglia ricoperta di carta forno. E adesso non ci resta che infornare la nostra torta per circa 40 minuti e 180 gradi. Ecco pronta la mia torta antispreco. Ho riutilizzato ingredienti che erano rimasti in casa per preparare un dolce squisito e appetitoso. Dobbiamo controllare la torta di scattezza per non sprecare il cibo.